Buona domenica a tutti amici e amiche di Player Inside e bentornati alle consuete news della settimana. Ebbene sì signori, ci siamo quasi, Xbox Series X, ES e PS5 sono ormai a un passo e a 499 euro da noi. In queste immagini di Jeff Grubb possiamo già vedere la dashboard di Xbox Series X, nonché l'avvio, che a quanto pare da console spenta impiegherebbe poco meno di 20 secondi. Che cosa vuol dire a console spenta? La console l'avvii sempre a console spenta, non fa una piega, ma ci sono due tipi di avvii, uno da zero e l'altro il Quick Resume. Il Quick Resume è la possibilità di Xbox Series X, e sembra che la funzione sia anche su PS5, di poter riprendere un gioco esattamente dal fotogramma dal quale l'abbiamo lasciato. E sembra anche che Xbox Series X in questo sia un portento, in attesa di analisi di PS5. Perché potremmo mettere in pausa 12 giochi in retrocompatibilità secondo Ars Technica, ma per i giochi next gen, visto che questi richiedono maggiori risorse dalla console, effettivamente sarà possibile metterne in pausa circa 6. Tornando all'avvio, quest'ultimo su Xbox Series X quindi sembra piuttosto veloce, e per quanto riguarda la dashboard, quest'ultima sembra molto simile a quella di Xbox One. D'altro canto era già abbastanza chiara, abbastanza intuitiva. Sempre a proposito di Xbox Series X e Xbox Series S, abbiamo visto che le console di Microsoft avranno in esclusiva le tecnologie Dolby, quindi Atmos e Vision. Ecco che possiamo vedere un primo teaser ufficiale di come appariranno i giochi grazie alla tecnologia Dolby Vision, che quindi migliora colori, migliora la visione in generale dei giochi su schermo ed è onestamente un gran bel vedere. Inoltre su Xbox Series X e Xbox Series S sarà possibile installare soltanto delle parti di giochi. Per esempio, mettiamo che a noi non interessi la modalità multiplayer di Call of Duty Cold War. Potremo installare soltanto la componente single player oppure soltanto la componente multiplayer a seconda dei nostri gusti, in maniera tale da risparmiare spazio negli SSD. E per quanto riguarda la dashboard di PlayStation 5, effettivamente ci sono state delle immagini leakate da qualche canale YouTube e da video postati su Twitter che mostrano un accenno alla dashboard della nuova console di Sony, ma non siamo ancora sicuri che si tratti di qualcosa di ufficiale, anche se sembra effettivamente verosimile. Però se volete vedere qualcosa di ufficiale a tal proposito, sappiate che due youtuber giapponesi hanno pubblicato in diretta a partire dalle 11 di oggi, ora italiana, la loro prova di PlayStation 5, probabilmente avvenuta presso gli studi Sony o qualcosa del genere. Ma arriverà il nostro momento, e lì sarà bellissimo poter scrivere PS5 nel titolo del video ed averla effettivamente concretamente nelle nostre mani. A quanto pare sarebbe apparso sulla rete il primo screenshot di Starfield, il nuovo misterioso gioco di ruolo sci-fi di Bethesda. Nell'immagine si vede un astronauta di fronte a una struttura su quello che sembra essere un pianeta alieno deserto con tanto di HUD. La grafica manca di molti effetti e dettagli e ragazzi, potrebbe essere tranquillamente un falso. Piuttosto speriamo che venga finalmente mostrato ufficialmente. Attualmente è gratis sull'Epic Games Store Pikuniku, così come vi avevamo annunciato anche nel video delle uscite gratis del mese di ottobre. Inoltre è stato annunciato che a partire dall'8 ottobre saranno gratis sull'Epic Games Store Abzu e Rising Storm 2 Vietnam. Se non avete ancora giocato Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 e masticate un minimo di inglese, sappiate che dall'1 al 4 ottobre questi titoli saranno gratuiti su Xbox One. Non parlo del Game Pass, basta solo avere l'abbonamento Gold. È un ottimo modo per cominciare la serie che culminerà con il prossimo episodio che uscirà il 10 novembre su tutte le console di attuale generazione e Xbox Series X. Visto che ci chiedete spesso che cosa ne pensiamo di giochi che non abbiamo recensito, abbiamo pubblicato la prima puntata di una nuova rubrica in cui recensiamo velocemente un bel po' di titoli con un giudizio finale. La rubrica si chiama Top Flop Me, almeno per il momento. Recuperatela qui in scheda e andate a lasciare anche un commento perché ci teniamo davvero tanto e abbiamo bisogno di valutare se continuarla o modificarla. Grazie ovviamente se lo farete e grazie a chi lo ha già fatto. Neil Druckmann su Twitter ha ringraziato la sua community per il supporto durante il The Last of Us Day e ha aggiunto: riguardo a quell'altra cosa, abbiate pazienza, ne varrà la pena. Ora Neil, che cos'è quest'altra cosa? La serie TV? La tanto vociferata modalità multiplayer per The Last of Us 2? O altro ancora? Intanto, altro che PS5, signori. PlayStation 1 compie 25 anni, o meglio, li ha compiuti durante la settimana appena trascorsa. In Italia, infatti, la piccolina grigia di casa Sony è arrivata il 29 settembre del 1995. Vediamo in queste foto la differenza di dimensioni tra Xbox Series X e PlayStation 5. Anche se in questa foto la prospettiva è un po' a meretrici, visto che PS5 è più in avanti rispetto a Xbox Series X e la foto sembra essere scattata proprio per enfatizzare la grandezza dell'ammiraglia di casa
casa Sony. E stanno venendo i primi dubbi, dove mettere queste console? È un po' come uno dice, io non è che non voglio la Ferrari o non me la possa permettere, è che non mi ci entro in garage. Sì. Ma ritorniamo ad una delle nostre sottorubriche preferite, ovvero analisti dei miei coglioni. Anche se parliamo del caro Michael Pachter, ormai lo sapete, siamo amici da quella volta a Los Angeles, pertanto definirlo dei miei coglioni mi pesa un po', però non è che sia proprio difendibilissimo quando afferma certe cose, quantomeno audaci. Pachter infatti sostiene che Sony avrebbe sbagliato tutto con PS5 Digital Edition, perché quest'ultima costerebbe a Sony $450 in fase di produzione e la venderebbe a $399 o euro in Europa, con una perdita quindi di circa $50, più o meno $50 che non recupererebbe Sony attraverso il download dei giochi in digitale, che quindi frutterebbero all'azienda di Tokyo soltanto $6 a gioco. Perché solo $6 a gioco? A parte che i giochi hanno prezzi diversi l'uno con l'altro, ma poi se ogni gioco fruttasse solo $6 a Sony, sarebbe un business fallimentare, no? Non credi, Michael? Io vorrei difenderti, però capisci bene che è un po' audace come affermazione, l'ho già detto, temeraria, tracotante. E soprattutto, sostiene Pachter, la maggior parte dell'utenza sarebbe più propensa a scegliere PS5 con il lettore disco. Ed effettivamente qui potremmo dar ragione. Quindi, sostanzialmente, Pachter vuole dire perché Sony hai fatto la PS5 Digital Edition, peraltro in perdita? Come mai? Ma nella settimana appena trascorsa ci sono state due notizie non piacevolissime per quanto riguarda PS5. Una che riguarda i salvataggi da PS4 a PS5 e un'altra relativa alla capienza dell'SSD. Sembra che i salvataggi dei giochi PS4 non possano essere importati e quindi utilizzati anche su PS5, ma attenzione, ci si riferisce soltanto a quei giochi che prevedano l'upgrade alla versione PS5 rispetto a quella PS4. Giusto per fare un esempio pratico, se io mi giocassi Yakuza Like a Dragon, che sarebbe il prossimo Yakuza su PS4, perché non voglio aspettare che esca su PS5, qualora poi decidessi di acquistare la versione PS5 upgradata, quindi migliorata per la nuova console di Sony, perderei i miei salvataggi e anche i miei trofei conquistati, e dovrei ricominciare da capo e anche i trofei sarebbero riconteggiati. In buona sostanza, e lo hanno confermato anche gli sviluppatori di Maneater, due versioni, una per PS4 e l'altra per PS5 dello stesso gioco, vengono considerate dalle due console come due diverse applicazioni, pertanto non hanno in comune trofei e salvataggi. Però attenzione, perché la cosa non sembra valere per i giochi in retrocompatibilità, cioè se io mi gioco The Last of Us Parte 2 in retrocompatibilità, cioè in versione PS4, ma su PS5, posso importare i miei salvataggi da PS4 a PS5 tranquillamente, così come mi ritroverò anche tutti i trofei. Non è da farne un dramma e soprattutto finora è stata la norma, però chiaramente visto che la concorrenza, ovvero Microsoft, ha creato un importante precedente, farebbe piacere pensare che Sony stia lavorando ad una patch che poi possa risolvere questo conflitto. Vedremo. L'altra notizia, sempre relativa a PS5 e relativamente cattiva, riguarda l'SSD, ovvero lo spazio disponibile per lo storage dei giochi sarebbe di soli 664 GB. GB che non sono gigabyte, però vabbè, più o meno, insomma, siamo lì, vabbè, andatevela a cercare su Wikipedia che mi scoscio, va. Questo perché l'SSD è presentato con uno spazio di 825 GB, ma da questi dobbiamo sottrarre i GB e GB relativi al sistema operativo. Però sappiamo, anzi speriamo, perché Microsoft l'ha già confermato, Sony ancora no, che si potranno collegare hard disk esterni per lo storage dei giochi, perché spesso li lasciamo lì e poi pensiamo di cancellarli soltanto quando effettivamente la console ci dice: senti, non hai più spazio, che vuoi fare? Il gioco non te lo puoi scaricare altrimenti, quindi cancella qualcosa. Hai cancellato per sbaglio la demo di PT che avresti voluto rigiocare in un altro momento e che hai nel tuo hard disk dal 2014, bravo, i miei complimenti, ma sono cazzi tuoi. True story. Poi in un modo o nell'altro l'ho recuperato, però. È stata pubblicata una nuova pubblicità per Cyberpunk 2077 andata in onda durante le finali di NBA e con protagonista ovviamente il buon vecchio Keanu Reeves, che nel gioco interpreta Johnny Silverhand. Purtroppo però una notizia meno piacevole si accompagna all'argomento Cyberpunk, ovvero il fatto che il team sarà sottoposto a crunch. Quindi nonostante i molteplici rinvii e le promesse riguardo al fatto che non ci sarebbe stato crunch, CD Projekt Red ha avviato 6 settimane di lavoro al massimo regime con straordinari per mettere a puntino il gioco prima della sua
sua uscita. Adam Badowski, leader del team, ha spiegato su Twitter che gli sviluppatori comprendono quanto questa decisione fosse inevitabile e che saranno fortemente premiati con una migliore remunerazione. L'instancabile Sakurai ha annunciato un nuovo personaggio per Super Smash Bros. Ultimate, anzi due, Steve e Alex da Minecraft, ovviamente con il loro stage dedicato. Steve e Alex sono inclusi nel Fighters Pass volume 2 o possono essere acquistati separatamente al prezzo di 5,99€. Per gli interessati, e spero siate in tanti, mi trovate dalle 12.30 di oggi, praticamente adesso se state guardando il video dalle 12.30 in poi fino ad orario indefinito, ma credo staremo un paio d'ore, a giocare a Crash Bandicoot 4 It's About Time su Twitch. Trovate il link nel primo commento in evidenza. Mi raccomando, siete in tanti, l'ultima volta eravamo in tanti e ci siamo tanto divertiti. Tanto. E anche per questa settimana vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita preferenza, e senza un particolare motivo, lo dovevo dire prima, c'è sempre in realtà un motivo, e vi lasciamo al palinsesto della giornata e della settimana. Sono giornate di fuoco, ci stiamo preparando per la next gen anche noi, vi faremo sapere presto quando potremo farvi sapere di più, e noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. CD Projekt Red ha avviato 6 settimane di tua sorella.